Studenti a scuola, prima campanella dell'anno per gli oltre 275.000 studenti calabresi che stamattina hanno varcato i cancelli dei loro istituti. In classe anche Saverio, il ragazzo disabile, è stato accompagnato da un'associazione di volontariato. Primo giorno amaro per i docenti in attesa di assegnazione. Sul piede di guerra, Vibo, le guardie giurate incrociano le braccia bloccando l'apertura degli uffici INPS, mentre a Lamezia Terme sono i pazienti del Giovanni Paolo II a protestare per le lunghe liste d'attesa. Una fake news, così il direttore sanitario dell'ospedale di Praia a Mare commenta il video che ritrae un medico intento a pulire seppie in un bagno del nosocomio. Il filmato, dice, risale a febbraio dello scorso anno. Oltre le barriere, prosegue l'avventura di Andrea Brigatti, velista sulla sedia a rotelle che, nonostante la sua disabilità, non ha rinunciato alla sua passione che oggi lo ha portato a Crotone. Corso al Brescia è il primo corso di alfabetizzazione che sta per essere inaugurato a Caraffa, nel Catanzarese, uno dei pochi paesi in cui si parla la lingua degli esuli albanesi che a partire dal V secolo si stanziarono in Calabria. Buonasera ai telespettatori di La C. Dunque, questi i principali fatti del giorno. Il Tribunale di Reggio Calabria si recherà in trasferta a Roma il prossimo 10 ottobre per ascoltare la testimonianza dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, che per ragioni di salute non si è presentato stamani nell'aula bunker dell'udienza. All'udienza del processo Breakfast, in cui sono imputati l'ex ministro dell'Interno e attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola e Chiara Rizzo, moglie dell'ex parlamentare azzurro Amedeo Matacena, condannato definitivamente dalla Cassazione per concorso esterno in associazione mafiosa a 3 anni di reclusione. Dell'Utri deve essere sentito alla luce del deposito aggiuntivo di atti effettuato dall'accusa relativo all'indagine Stato parallelo. E adesso parliamo del primo giorno di scuola che è stato per 275.000 studenti calabresi. L'assessore regionale all'istruzione, Maria Francesca Corigliano, ha inaugurato il nuovo anno scolastico insieme agli alunni meno fortunati, quelli costretti ad iniziare la scuola all'interno del presidio scolastico dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il servizio è di Rossella Galati. Il messaggio ai ragazzi è quello di un augurio di cuore affinché possano trovare nella scuola in questo anno un luogo che sia luogo di affetti, ma anche luogo in cui mettere alla prova se stessi. L'assessore regionale all'istruzione Maria Francesca Corigliano, insegnante ospedaliera a Cosenza da circa 20 anni, ha deciso di inaugurare in corsia l'anno scolastico 2018-2019 dal presidio scolastico dell'ospedale pugliese di Catanzaro. Nella regione Calabria ce ne sono 6, oggi siamo partiti qui dalla pugliese e poi però ne visiterò tutte le altre nel corso della settimana. Siamo partiti dalle scuole ospedaliere perché questo tipo di scuola svolge una funzione fondamentale nel garantire a livello psicologico il rapporto con una quotidianità normale ai bambini anche durante l'esperienza di ospedalizzazione, e nello stesso tempo però garantiscono anche che non ci sia interruzione del percorso di apprendimento. Un momento molto significativo condiviso con il direttore generale dell'azienda ospedaliera, con il personale medico, rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, la dirigente e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Manzoni. L'Istituto Comprensivo Manzoni quest'anno prende la responsabilità univoca di tutte le articolazioni della scuola in ospedale presso l'azienda pugliese Ciaccio. Siamo ben consapevoli della necessità di assicurare continuità anche al percorso scolastico, quindi in termini di didattica breve, didattica personalizzata, attività di ricercazione, lavoreremo al potenziamento di una capacità di risposta ai bisogni del singolo che deve essere sempre più efficace. Per cercare di non far sentire, diciamo, l'ambiente ospedaliero, diamo una continuità di ambiente familiare e di vita, tra virgolette, normale. Rossella Galati per la C News 24. Primo giorno di scuola anche per Saverio, il 18enne di Catanzaro affetto da autismo, un ingresso reso possibile dall'associazione Raggio di Sole che, sostituendosi di fatto al pubblico, si è offerta gratuitamente di accompagnarlo.
Oggi Saverio si è alzato senza ossessioni, ma con tanta voglia di vedere i suoi compagni. Non è solo amore ciò che traspare dalle parole di Rita Mazzei, madre di Saverio, 18enne affetto da un disturbo dello spettro autistico, che oggi assieme ai suoi compagni potrà tornare a sedere fra i banchi di scuola, ma la consapevolezza di essere riuscita a strappare una possibilità al figlio altrimenti negata. Io insieme siamo una forza, io sono il suo condottiero e non molleremo mai davanti a niente e a nessuno. Inizia con il piede giusto la giornata di Saverio e carica di aspettative. Ciao Saverio! Persone ciao, per ciao. Bene. Ciao tesoro. Ci vediamo dopo, sorella. Ci vediamo dopo. A che ora esce? A che ora esce? Alle 11:30. Ad attenderlo l'ingresso dell'Istituto Tecnico per Geometri di Catanzaro, che potrà varcare grazie al gesto di solidarietà compiuto dall'associazione Un Raggio di Sole. Sodalizio, che si è offerto di accompagnare Saverio a scuola gratuitamente, sostituendosi all'amministrazione provinciale e regionale che anche quest'anno non hanno attivato il servizio di trasporto scolastico. Io non ho avuto primo, no, Save. Ciao, Saverio. Tesoro. Andiamo? Andiamo noi! Ora, non me lo dica perché avevo gli occhiali scuri, perché mi sono scese le lacrime. Sono molto sincero, veramente. Anche perché poi sapere un bel ragazzo e cosa fare, ho visto l'entusiasmo dei genitori, la preoccupazione dei genitori, infatti qualche secondo fa hanno chiamato se eravamo arrivati, l'apprensione dei genitori. Speriamo che il problema si risolva, perché non è soltanto la questione di Saverio. Noi è da ieri che riceviamo in associazione, che riceviamo delle chiamate da persone che sono impossibilitate a poter garantire il servizio ai propri figli. Luana Costa per la CNews 24. Parliamo ancora di scuola. Come era prevedibile, l'ufficio scolastico provinciale di Cosenza non ha ancora ultimato il quadro delle assegnazioni dei docenti che aspirano ad occupare uno dei tanti posti liberi vicino casa. E così questa mattina è scattato un nuovo sit-in. Il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Luciano Greco, è barricato nella sua stanza. Non riceve i giornalisti e nemmeno i docenti. Davanti alla sede di Palazzo Lecce se ne sono presentati una ventina per chiedergli conto del grave ritardo accumulato nelle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria di quegli insegnanti di ruolo in altre sedi che avevano presentato nel mese di luglio domanda di avvicinamento. Le operazioni dovevano chiudersi entro il 31 agosto. Al momento il lavoro è stato completato solo per la scuola dell'infanzia, per la primaria e la secondaria di primo grado, mentre il secondo grado è ancora in alto mare. Il 5 settembre scorso Greco ha deciso di incaricare il personale di Crotone per svolgere queste mansioni. Fino a quel momento evidentemente il lavoro non era neppure iniziato ufficialmente per carenza di personale, ma la cattiva organizzazione ha certamente fatto la sua parte. Nel frattempo lo slittamento causa problemi nelle scuole e danni economici ai docenti, costretti a recarsi nelle sedi in cui sono titolari anche a migliaia di chilometri di distanza, mentre per loro potrebbe esserci una cattiva della libera sotto casa. Sul piano economico quanto vi costa questa attesa? Deve considerare che mediamente restare al nord pagando trasferte, pagando il vitto, l'alloggio, il viaggio, diciamo che più o meno abbiamo lasciato uno stipendio e mezzo lì. Abbiamo perso tutti, ha perso la scuola come istituzione, ha perso la società civile, abbiamo perso noi docenti, hanno perso le nostre famiglie, quindi ritengo che bisogna intervenire. Salvatore Bruno per la CNews 24. Proseguiamo con la cronaca. Incidente mortale questa mattina sulla 2. Un 31enne di Rende è morto ed una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale dopo che un'auto ha imboccato contromano l'autostrada del Mediterraneo uscendo da un'area di sosta. L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Frascineto e Sibari Firmo nel Cosentino. La vettura, una Fiat Panda alla cui guida si trovava una donna di 73 anni che procedeva nel senso sbagliato, si è scontrata frontalmente con altre due vetture. In seguito all'incidente il traffico è rimasto bloccato per una cinquantina di minuti. La donna è stata ricoverata in ospedale per diverse fratture. Andiamo adesso a Caraffa, nel Catanzarese, uno dei pochi paesi calabresi in cui si parla l'arbrescia. Per conservare questa lingua nascerà un corso di alfabetizzazione. L'argomento sarà il tema della puntata dell'inviato speciale che andrà in onda mercoledì prossimo a partire dalle 23. Caraffa è uno dei pochi paesi in cui si parla ancora arbresh, la lingua degli esuli albanesi che si stanziarono in Calabria a partire dal V secolo, un elemento etnico identitario che non può essere perduto. Così nasce il primo corso di alfabetizzazione arbresh. Questo progetto si inserisce tra le tante innumerevoli iniziative che la comunità di Caraffa prende per conservare, valorizzare e riqualificare il nostro patrimonio etnico-culturale arbresh. Con questo corso, che è finanziato dalla legge 15 regionale,
intendiamo alfabetizzare soprattutto le nuove generazioni. La storia degli albanesi di Calabria sarà così fatta rivivere anche nel piccolo centro catanzarese, che tuttavia lamenta l'esclusione da importanti contributi regionali che gli spetterebbero di diritto. Da uno studio redatto al nucleo di valutazione regionale, Caraffa non figura inclusa tra le aree di attrazione ambientale e culturale, come invece avviene per la totalità dei comuni arbresci della provincia di Cosenza. Questa, diciamo, discriminazione, questa non inclusione ci sembra un fatto veramente assurdo. Manderemo una nota sia all'assessore delegato alla cultura, alle attività culturali, sia al settore beni culturali della Regione Calabria, la possibilità di essere riammessi tra le aree di attrazione culturale. Erika Cunzolo per la CNews 24. Voltiamo pagina, parliamo di servizi e lavoro. Utenti e personale dipendente in strada, pubblico servizio interrotto, disagi e proteste. Succede a Vibo Valentia, nella sede INPS. Vediamo il perché grazie a questo servizio. Sono le 10:20 e è tutto chiuso. Signore, dalle 8 che aspettate? Dalle 8. Anziani, ammalati, pensionati, accompagnatori più o meno giovani e poi il personale dipendente. Via Murmura, Palazzo INPS, acceso sbarrato. La vigilanza non apre, il servizio si interrompe. Nell'anno domini 2018 a Vibo Valentia succede anche questo. Ho portato dei miei nonni per la visita, sono le 9:30 e piene di persone, non hanno ancora aperto. Non è giusto quello che fa, perché c'è tanta gente veramente che vengono da lontano. Li trattano come all'asino, quando li portano a Lecce fanno una martatella. Nessuno spiega loro cosa stia accadendo, perché gli uffici sono chiusi, se e quando apriranno. Il personale dell'INPS si mostra ostile, certamente, alle telecamere e ai giornalisti. C'è anche la responsabile dell'ufficio Raffaella Contartesi in attesa. I motivi della chiusura lei li conosce solo in parte, almeno così ci dice. Semplicemente per non fornire informazioni errate. Informazioni che non riusciamo ad entrare, quindi queste le informazioni. Non hanno aperto una sede, il servizio di vigilanza non ha funzionato stamattina. Ma c'è una spiegazione che vi hanno fornito le aziende? In ogni caso, quegli anziani in attesa, quei pazienti operati di cancro che aspettano la visita di controllo, quell'umanità variegata appunto, quantomeno una spiegazione la meritano. E invece no. Deve arrivare Pina Cosmano, segretaria della Filcamps CGL di Vibo Valentia, a dare qualche risposta. L'istituto di vigilanza privata notturna e diurna di Catanzaro ha su Vibo 27 guardie. Di queste 27 guardie, 17 sono indietro a 2 mensilità. Le altre 10 sono indietro di circa 10 mensilità. Oggi il servizio è stato temporaneamente affidato a Sicur Transport, in quanto l'istituto di vigilanza da qualche mese ha difficoltà a coprire i servizi. Però stamattina per situazioni interne alle due aziende, Sicur Transport e istituto di vigilanza, il servizio non è stato svolto né dall'una né dell'altra azienda. La mattinata vola via. L'inconveniente potrebbe ripetersi? Penso che non sarà l'unico giorno, il primo e l'unico giorno di questa, con questa situazione. Da questo sistema che c'è fa schifo. Creano disagi, dovrebbero avvisare le persone. Solo c'è una cosa da dire, che si dovrebbero vergognare che è di competenza. Quindi. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Andiamo alla Lamezia Terme, dove si sono registrate altre proteste. Questa volta sono gli utenti dell'ospedale Giovanni Paolo II. Ecco il perché della protesta nel servizio di Tiziana Bagnato. Io sono cardiopatico. Sono 3 giorni che ho sospeso gli anticoagulanti per venire a fare questa estrazione. Stamattina sono venuto ed è senza segretaria e non può fare niente. Allora io adesso che devo fare? Mi devo riprenotare e poi risospendere di nuovo gli anticoagulanti. Continuano i disagi per l'utenza dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Basta avvicinarsi all'ingresso del nosocomio in un normale giorno feriale per raccogliere decine di testimonianze di disservizi e tastare una situazione di malcontento diffuso. L'uomo che abbiamo appena sentito avrebbe dovuto sottoporsi oggi all'estrazione di un dente e per questo, pur avendo avuto 2 infarti, da 3 giorni aveva sospeso i coagulanti. Ma l'assenza delle infermiere, che a quanto ci dicono è diventata una criticità ripetuta, ha fatto saltare l'intervento. C'è poi quest'uomo che non è riuscito a fare una semplice visita dermatologica. Mi hanno detto che devo andare a Reggio, ma io a questa età
da solo, come faccio ad andare a Reggio? Devo rinunciare. Ogni giorno le attese per prenotare analisi e visite sono lunghissime, ore e ore di fila tra pochi posti a sedere e totem rotti. Vi siete seduti qui perché non c'è posto dentro? Sì, esattamente. Succede spesso? Sì, diciamo di sì. Dopo mezza giornata sono riandata a casa, il giorno dopo più o meno la stessa cosa. Sono qui stamattina dalle 8 meno 10 per fare una prenotazione per un prelievo. Dopo aver aspettato circa un'ora e mezza per prenotare, sono dovuto andare a fare la prenotazione al pagamento del ticket sanitario. E anche lì c'è stata un'attesa di un'ulteriore ora e mezza. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Torniamo ad occuparci della vicenda del medico ripreso in un video a pulire seppie all'interno di un bagno dell'ospedale di Praia a Mare. Oggi interviene il direttore sanitario Cesario, che intende chiarire una volta per tutte i contorni di questa spiacevole vicenda. Il mio dovere è tutelare l'immagine dell'azienda sanitaria, dell'ospedale di Praia a Mare e soprattutto l'immagine di tanti operatori sanitari e parasanitari che danno l'anima ogni giorno in continua emergenza per poter garantire ai pazienti delle risposte adeguate. Un polverone mediatico che non cenna a placarsi. Un episodio, quello delle seppie pulite in ospedale, che ha catapultato l'intero presidio di Praia a Mare nuovamente nella bufera. Una situazione che ha stizzito non poco medici e infermieri, già sottoposti a stress e turni di lavoro estenuanti. Non l'ha presa bene nemmeno il direttore della struttura, Vincenzo Cesario, che per difendere il nosocomio da fake news e strumentalizzazioni in passato ha avuto più di un grattacapo. Mi meraviglia come mai ci sia stato questo accanimento su una notizia che a me pare una fake news, sicuramente che non ha nulla di giornalistico e che è stata mandata sui media in maniera molto distorta, facendo intendere che nell'ospedale di Praia a Mare si puliscono le seppie, eccetera, eccetera. Nonostante io abbia dimostrato a chi ha messo in giro il filmino che quell'episodio si è verificato nel febbraio del 2018 nei locali del 118, nei locali, in un antibagno del 118. La speranza è che cali il sipario su una vicenda che non ha visto vincitori, ma solo sconfitti. Francesca Lagatta per la CNews 24. Inaugurato a Locri il primo mercato agroalimentare del comprensorio. Al taglio del nastro anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Silvia Vono. Tagliate. Cultura, turismo e agricoltura. Lo sviluppo economico del territorio non può non prescindere da questa triade. Ne sono convinti gli organizzatori di Magna Locride, il primo mercato agroalimentare della Iorica, che a Locri ha messo in mostra piccole e grandi eccellenze non sempre conosciute al grande pubblico. E noi come nuovo governo, cosiddetto governo del cambiamento, dobbiamo contribuire a far sì che l'agricoltura sia il volano della nostra Calabria, perché non per un fatto di campanilismo, ma proprio per un fatto di dare finalmente una boccata d'ossigeno alla nostra terra, ripartire dal basso, ripartire proprio dall'agricoltura con i nostri prodotti tipici, anche per dare un nuovo modo di agire alle imprese locali, consentendo ai giovani di lavorare e di rimanere in Calabria. Il progetto punta ad investire nella Locride non solo per promuovere i suoi prodotti, ma per sostenere le aziende del settore e offrire un momento di festa per tutta la popolazione. Ilario Balì, per la CNews 24. Prosegue l'avventura di Andrea Brigatti, velista sulla sedia a rotelle, che nonostante la sua disabilità non ha rinunciato alla sua passione che oggi lo ha portato a Crotone. Abbattere le barriere e avvicinare le persone con disabilità al mare e alla vela. E questa è la missione del veliero Cadamà, timonato da Andrea Brigatti, che ha fatto tappa a Crotone. Andrea, per colpa di un incidente avvenuto nel 2003, ha perso l'uso delle gambe, ma non ha perso la voglia e la libertà di salpare su una barca e godere del mare.
Da questo bisogno iniziale è partita l'idea di condividere l'avventura insieme ad altre persone con disabilità motorie. È un po' una follia, innanzitutto una scommessa, con passione, con attenzione, si può fare, noi possiamo fare, possiamo tornare in vela, possiamo tornare a vivere, insomma. E poi, vabbè, per me è stata una scommessa, per me è sempre stato la vela è sempre stata una delle mie grandi passioni. La imbarcazione è partita da Riva di Traiano per arrivare comunque a Trieste, dove prenderemo parte al circuito di regate. Portiamo avanti questi momenti di confronto, perché poi alla fine mi piace definirli momenti di confronto, con le diverse esperienze. E quella di Andrea è un'ulteriore esperienza che ci sta arricchendo e con la quale ci stiamo confrontando. Oggi è importantissimo la presenza anche di Andrea, che ci dà dimostrazione che Crotone può diventare anche il centro di questi eventi. Giuseppe Laratta per l'Acenios 24. E adesso lo sport, il calcio partito, il campionato di Serie C, avvio positivo per Catanzaro e Rende, pareggia la Vibonese e domani toccherà la Regina di scena a Trapani. L'attesa è finita, in campo finalmente anche la Serie C. E tra anticipi e posticipi, il bottino domenicale delle calabresi è più che soddisfacente. Buona la prima per il Catanzaro di Gaetano Teri. Giallorossi bagnano con un successo l'esordio stagionale battendo al Ceraulo il Potenza. E Ciccone a firmare al settimo il gol partita realizzando il penalty fischiato dall'arbitro per fallo su Nicoletti. Prologo da urlo anche per il Rende. Dopo l'exploit dello scorso anno, la squadra biancorossa riprende il cammino come meglio non poteva. 4 reti in trasferta, Paganese al tappeto e intero bottino subito in cassaforte. Franco a UA e Rossini per due volte firmano il poker. Nel mezzo il timbro di casa con Nicoletti, che serve solo a rendere meno amaro il passivo. Rischia la sconfitta, poi si rialza invece la Vibonese nel finale. I rossoblu ritrovano la Serie C e nel primo match vanno sotto a Bisceglie su questo gran gol di Starita. Ma dopo praticamente non fanno più toccare il pallone ai pugliesi, riacciuffati dal neoentrato De Carolis al minuto 89. Incornata vincente del meno atteso di giornata e sconfitta evitata. E domani tocca alla Regina. Alessio Buonpasso per l'Acenios 24. È tutto, grazie per aver preferito la nostra informazione. Buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LACNews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. LACNews 24, la Calabria che fa notizie.